Molte grazie per aver deciso di dedicare il tempo di questa serata feriale ad un momento di approfondimento di uno dei testi fondamentali di questo grande evento conciliare che in questo anno della fede vogliamo rivivere nella doppia dimensione dell'evento privilegiato dello Spirito che il Concilio ha rappresentato e in quella anche, come voi avete opportunamente deciso di fare, di un qualche approfondimento dei principali documenti, dei principali testi in cui l'evento si è poi in un certo senso incarnato. Quindi sono molto grato a Don Giuseppe di questo invito e sono particolarmente lieto di essere stato costretto a rileggere un'altra volta la Lumen Gentium per questa occasione e di fissare qualche appunto sul quale adesso cercherò di comunicarvi la mia lettura. Questa non è una lezione di un professore, è una conversazione che io apro con voi in quanto vostro arcivescovo, vi prego quindi di accettarla così, nella sua semplicità, e di coglierla come un'occasione per ritornare personalmente su questo grande avvenimento. Voglio anche dire che sono particolarmente contento di essere qui per l'amicizia che da tanti anni mi lega a Don Giuseppe, che noi chiamavamo familiarmente Pucci, non so se lo chiamate così in parrocchia, forse no. Noi abbiamo lavorato, potete cominciare a farlo da oggi, non so. Abbiamo lavorato insieme a Communio, abbiamo avuto modo di conoscerci e di stringere amicizia, e attraverso di lui anche col suo fratello Vescovo di Lugano, e poi è per me una gioia intensissima ritrovare qui anche questa sera Don Giovanni, che nella mia giovinezza ha rappresentato un punto di riferimento. Mi ricordo che all'inizio della gioventù studentesca di Lecco lo invitammo, avevo 17 anni, lo invitammo a un dialogo sull'affettività, sul rapporto ragazzi e ragazze, che allora, mica come adesso ragazzi, era già scegliere questo titolo era un avvenimento dirompente e trovare un prete che ne parlasse poi era difficilissimo. E mi ricordo che la gente era tutta sul sagrato di Lecco, i ragazzi, i nostri compagni di scuola, fuori dalla sala perché non ci stavano, c'erano il doppio e il triplo. Lui ne parlò in modo veramente affascinante e diritto, come richiamandoci tutti a vivere. Spero che ci siano ancora tanti sacerdoti capaci di fare così oggi, perché ce n'è molto bisogno, ce n'è molto bisogno. Allora dicevo che perché sempre nella vita è la trama dei rapporti che ti conduce, e anche nella differenza delle opinioni, che nella Chiesa, se viviamo l'unità, diventa una ricchezza, come ci ha insegnato il Concilio, definendola il metodo della comunione come il metodo della pluriformità nell'unità. Allora dicevo che la trama dei rapporti è ciò che consente un'intelligenza più acuta delle cose. Quindi volevo situare
perché ancora ripiegare. Vabbè. Basta che tutti sentano, se si sente bene anche su. No? Aia. Allora com'è che facciamo? So. Non può tenere la mano? Dicevo appunto che la trama dei rapporti è decisiva ed è vero quello che è stato detto, che sulle 1100 parrocchie della diocesi l'arcivescovo non sarebbe andato dappertutto, senza questi rapporti non sarebbe venuto, avrebbe fatto altre opzioni, e questo ci deve far riflettere sull'importanza della comunione nella Chiesa, che deve essere aperta a 360 gradi a tutti, a qualunque uomo, ma che però passa per la via della prossimità inesorabilmente. Allora, per rispondere alla domanda chi è la Chiesa nel contesto di questi 50 anni di apertura del Concilio Vaticano II, voglio incominciare con delle premesse, cioè delle chiavi di lettura, delle chiavi di interpretazione dell'ultimo Concilio Ecumenico. Per la mia conoscenza del Concilio e per il mio approfondimento, per l'approfondimento che ho potuto fare del tema della Chiesa, ne individuo tre. Quindi, tre chiavi che ci permettono di affrontare l'avvenimento del Concilio e dei suoi testi in maniera, secondo me, adeguata. Il primo lo ha messo già in evidenza riferendosi alla vicenda sorgiva del cristianesimo, all'evento di Gesù, il Cardinal Martini poco fa. Lo direi così: tutti gli avvenimenti precedenti l'assise conciliare, compresi tutti i fattori di rinnovamento che erano in atto nella Chiesa dalla fine del secolo precedente, non sono in grado di spiegare in modo esauriente la decisione di Giovanni XXIII. Questa è una cosa importante. Cioè, è impossibile cogliere questa decisione, quindi, senza una interpretazione adeguata della storia. In che cosa consiste questa interpretazione adeguata della storia? Consiste nel riconoscimento che la storia della Chiesa non è una pura storia positiva, non è un mettere in ordine dei fatti interpretandoli attraverso l'ausilio dei documenti, eccetera. Non è solo questo, certamente è anche questo, e questo è imprescindibile, ma ha anche una dimensione teologica. Perché? Perché la storia della Chiesa descrive il pellegrinaggio del popolo di Dio attraverso i secoli verso la patria celeste, e ha come protagonista il Padre, che chiama gli uomini in Gesù Cristo e, per la potenza dello Spirito Santo, li rende coagonisti nella storia. Quindi l'ispirazione che Giovanni XXIII ebbe quella volta che annunciò il Concilio nel 59 al gruppetto dei cardinali, che rimasero totalmente sorpresi, ha avuto degli antefatti storici, ma è stata una ispirazione donata al successore di Pietro dalla potenza di colui che ultimamente guida la storia e che ancora oggi costruisce il corpo ecclesiale nel quale si mantiene contemporaneo a noi Gesù. Questo, perciò, noi non possiamo tornare sull'avvenimento del Concilio sui testi soltanto attraverso la pur indispensabile, sottolineo, ricostruzione dei fatti storici. Dobbiamo sempre immettere anche
questa dimensione pneumatologica che viene dallo Spirito Santo e che dà alla storia della Chiesa una dimensione anche teologica. Questo sarebbe un discorso molto importante anche per il nostro modo di affrontare la Sacra Scrittura, come il sinodo dedicato alla parola di Dio ha messo in evidenza, quello precedente a lui. La seconda chiave di lettura è capir bene che cosa sia l'indole pastorale del Concilio. Questa è una cosa molto importante e non è una cosa ancora sufficientemente chiara, purtroppo anche tra i teologi talora. Papa Roncalli, che è sempre stato molto, molto attento a questa natura pastorale della Chiesa, la intendeva però in un modo molto, molto preciso. E cioè, per lui, pastorale significa missione storico-salvifica della Chiesa. La pastorale non è la traduzione pratica di una dottrina, è la modalità con cui la vita della Chiesa porta la salvezza che Cristo ha operato sulla soglia della mia mente e del mio cuore, sulla soglia delle sue comunità. Quindi pastorale, purtroppo le parole anche tra noi si logorano, significa storico-salvifico, è la riproposta, è l'esperienza che facciamo noi nella nostra vita ecclesiale, che fate voi nella vostra parrocchia, in tutta la ricchezza in cui essa si può svolgere. Quindi l'indole pastorale mostra che la Chiesa è una realtà che assomiglia tanto a un'ellisse. L'ellisse è indistruttibilmente fatta di due fuochi. Così si potrebbe dire che la Chiesa ellisse è una realtà eccentrica, perché non ha un solo centro come il cerchio, ne ha due. E cosa sono questi due fuochi? Essa vive, la Chiesa, di una relazione costitutiva a Cristo e alla sua missione, è in relazione con Dio, visto la sua missione, un fuoco, e dall'altra parte l'altro fuoco è il mondo, come dicono i sinottici, il campo è il mondo. E quindi la pastoralità indica questa natura della Chiesa vivente che noi stessi siamo chiamati ad attuare. Questa è una seconda premessa molto importante. Quindi non c'è un'opposizione tra dottrinale e pastorale. Ciò che è autenticamente dottrinale deve essere storico-salvifico, deve essere pastorale, deve riprodurre questa natura eccentrica della Chiesa, altrimenti è una dottrina astratta che non incide sulla vita e l'uomo non procede prima imparando e poi applicando, perché l'uomo è gettato nella vita, noi siamo gettati nell'esistenza. E lentamente, vivendo, nascono le prime domande e poi si cerca di dare una risposta organica, sistematica a queste domande. Quindi pastorale significa che la Chiesa, essendo strutturalmente eccentrica, è sempre essenzialmente missionaria. Questo è molto importante perché significa che non si può annunciare il Vangelo senza farsi carico del destinatario. Il destinatario è sempre in gioco, l'interlocutore è sempre in gioco. Chiunque esso sia, può essere un miscredente, non interessa niente. Gesù è venuto per tutti. Questa è la seconda chiave di lettura. La terza chiave di lettura. È impossibile separare la natura di avvenimento, di evento del Concilio. Abbiamo visto questo bellissimo passaggio che non conoscevo, no? Della chiusura del Concilio e poi di questo intervento accorato di Paolo VI, che già sentiva la prova a cui stava andando incontro nel suo papato, Paolo VI, che ormai è venerabile e che speriamo di vedere veramente presto beato. Ci sono delle buone premesse in questo senso. Non si può separare l'avvenimento del Concilio dal corpus, dall'insieme
dottrinale di tutti i documenti che ha prodotto, come tante volte si cerca di fare, no? Non conta la lettera del Concilio, conta lo spirito, dobbiamo recuperare lo spirito del Concilio, oppure tutto ciò che non è letteralisticamente detto è come se non avesse, secondo taluni, una forza di avvenimento, e questa tentazione è una tentazione che viene da tutte e due le parti, talora dai cosiddetti progressisti, che magari esaltano l'evento tentando di dire che, ovviamente è un giudizio grossolano questo, prendetelo con beneficio di inventario, tentando di ridurre la portata dei documenti, o da certi conservatorismi per cui l'evento come tale non conta più, conta solo la frasetta che è scritta o non è scritta, paragonata a quel che è stato detto o non è stato detto prima. Quindi queste sono tre chiavi. Alla luce di queste tre chiavi si comprende, secondo me, sia la sottolineatura della pastoralità di Giovanni XXIII che l'accento ecclesiologico che poi Paolo VI ha favorito dopo l'assunzione del suo compito di guida nei confronti del Concilio. Quindi, se passiamo alla Lumen Gentium adesso, al testo fondamentale sulla Chiesa, che va però coniugato soprattutto con le altre tre grandi costituzioni pastorali, Audium Spes, la Dei Verbo nella Sacrosantum Concilio, ma anche al resto dei documenti conciliari, allora noi vediamo che nella Lumen Gentium il Concilio affronta in termini diretti la domanda: Chiesa, cosa dici di te stessa? E però tutti gli altri testi, in maniera differenziata, tornano su questo tema inesorabilmente. Li potremmo veramente nucleare tutti. Taluni lo fanno in prospettiva missionaria, la Gaudium Spes, la Gentes, l'Apostolica Matusitatem, l'Unitatis Redintegratio, la Dignitatis Humanae, e così via. Altri lo fanno invece nell'ottica di quel rinnovamento della tradizione di cui parlava il Cardinal Martini, di quel risorgimento della grande tradizione della Chiesa, come il Sacrosanctum Concilium, la Presbyterorum Ordinis, Luctatam Totius, la Perfecta Caritatis, la Christus Dominus. Cioè, quindi è vero che in un certo senso il Concilio è attraversato da un continuo ritorno sulla natura e sul compito della Chiesa. La Chiesa nel Concilio Vaticano II ha rinnovato la sua autocoscienza, ha preso coscienza di chi è, di chi fosse, senza per questo ridurre il Vaticano II a un puro concilio ecclesiologico. Oggi questa tendenza è stata superata perché si sono messi in evidenza i grandi elementi innovativi, soprattutto dalla Dei Verbum, e la grande attualità di due documenti che allora sono stati profetici, come la Dignitatis Humanae e come la nostra Etate. Quindi non si può ridurre. Allora adesso affrontiamo la domanda, il secondo passo. Io arrivo dove? Arrivo rispetto a me. Tre quarti d'ora, tutto, poi mi fermo, perché non faccio. Lo leggerete su questo libro. Allora, secondo passo. Allora, l'insegnamento conciliare assume e ripropone un risveglio ecclesiologico che precedette il Vaticano II, sia a livello dei grandi movimenti liturgici, biblici, patristici, ecumenici, la nascita dell'apostolato dei laici, verso la fine dell'Ottocento, in termini diversi rispetto alla modalità di impegno delle confraternite, eccetera, assume tutto questo e in un certo senso concentra tutto questo
in quello che potremmo chiamare un risveglio di autocoscienza della Chiesa. E lo fa, secondo me, proponendo due concentrazioni della coscienza che la Chiesa ha di se stessa. Con la parola concentrazione cosa intendo dire? Intendo identificare un movimento, un moto del pensiero nostro, di noi che adesso cerchiamo di capire cos'è il Vaticano II, che attraversa tutti i contenuti, tutti i temi che sono legati al discorso sulla Chiesa, no? Li attraversa tutti e li porta verso un centro, un centro. Questa concentrazione, secondo me, nel Vaticano II è stata doppia, doppia. Una concentrazione antropologica, adesso dico in due parole di che cosa si tratta, e una concentrazione sacramentale. Cioè la Chiesa ha riscoperto il suo centro antropologico e il suo centro sacramentale. Per spiegare che cos'è la concentrazione antropologica, userò una celeberrima affermazione del grandissimo pensatore cristiano Romano Guardini, che è ancora attualissimo. Io spero che, bellissimo vedere qui tanti giovani, spero che abbiano il coraggio, tornati a casa, di riprendere in mano questi classici contemporanei. Guardini ha scritto delle cose sul potere, per esempio, attualissimo. Ha scritto delle cose sulla coscienza dell'uomo moderno, sulla realtà della Chiesa, che restano fondamentali. E a un certo punto, nel suo volume, voi sapete che Guardini è stato un grandissimo assistente degli studenti universitari dell'Università di Monaco, e quando predicava, questi libri sono nati tutti dalla predicazione che faceva gli studenti universitari nella chiesa di San Ludovico, che è in faccia all'università, e fu il primo ad accendere in una università laica la famosa cattedra della visione cristiana del mondo. Insegnava agli studenti la visione cristiana del mondo. Interessantissimo. Tutte le nostre università dovrebbero riproporre, soprattutto le cattoliche, questa cattedra. E a un certo punto uscì con questa affermazione. La Chiesa oggi, quindi stiamo parlando dell'epoca tra le due guerre, deve rinascere nelle anime. La Chiesa deve rinascere nelle anime. Potremmo dire oggi nella persona, usando una terminologia più consona alla nostra sensibilità contemporanea. Questo, il tema dell'ecclesiologia del popolo di Dio, come accennerò fra poco, dice esattamente questa cosa. Che cosa consiste allora, in cosa consiste questa rinascita, questo ritrovare un centro antropologico? Consiste in questo, che la Chiesa, in forza della grazia, cioè dell'azione dello Spirito di Cristo, possiede una natura sua propria che viene prima di ogni singolo battezzato. Ma alla fine esiste sempre e solo in singoli soggetti e comunica la sua forza salvifica attraverso la loro testimonianza. Ritorniamo ancora una volta a citare il Cardinal Martini. Cioè, senza te, senza me, senza l'io e senza il noi che noi siamo, la Chiesa non si rende incontrabile. Ecco perché tutti oggi parlano della Chiesa come se fosse un ente astratto, come una pura struttura contro la quale si possono fare molte critiche, evidentemente, perché siamo dei poveri uomini come tutti, e anche gli uomini di Chiesa sbagliano, e talora sbagliano molto. Ma non si deve mai, non si può mai scavalcare questa dimensione della persona che, in termini appunto della propria libertà e dell'essere insieme, che come io immerso nel noi e come noi che esalta l'io, testimonia in concreto la presenza salvifica di Gesù all'uomo
a ogni uomo di oggi. Ecco, questo è un aspetto importante che si vede sia nella Gaudium et Spes, sia nella Lumen Gentium che nella Gaudium et Spes, ma in tanti altri documenti, cioè la messa in evidenza del soggetto. È molto diverso essere qui tutti insieme, aver lasciato le nostre case, convenire qui per una riflessione, per una conversazione che resterà di carattere generale rispetto a quello che uno studioso può fare in 30 anni, in 40 anni di esami del Concilio. E però questo secondo livello è molto utile, ma questo primo livello è imprescindibile. Allora la Chiesa diventa realmente il popolo di Dio in azione, che attraversa la storia. Realmente la Chiesa siamo noi, ciascuno di noi, e non si deve mai mettere tra parentesi il soggetto quando si parla della Chiesa. È casa nostra, è nostra madre, è nostra maestra. Quindi la prima concentrazione è antropologica. Il Concilio ha favorito questo andare a Chiesa. Dopo tutto resta dentro. I laici, il loro posto, la gerarchia, i religiosi, il destino comune alla santità, per citare già i capitoli della Lumen Gentium, tutto resta dentro. Però quello lì è un centro, è un fattore centrale che dobbiamo recuperare anche oggi, perché altrimenti ci affrontiamo i singoli temi come dei frammenti, ma perdiamo di vista il cuore, perdiamo di vista l'unità. E la seconda concentrazione è la concentrazione sacramentale, che trova già nel primo paragrafo della Lumen Gentium quella bellissima affermazione che la Chiesa è segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Sacramento è questa cosa qui. Quindi quando i padri, scrivendo il testo, primo paragrafo della Lumen Gentium, fanno questa affermazione, propongono di fatto una concentrazione sacramentale della Chiesa. Infatti fu il Concilio che cominciò a parlare, riprendendo taluni temi, certi aspetti, il tema della riflessione ecclesiologica del romanticismo tedesco, per certi aspetti la mystici corporis, e poi gli studi di Semmerlo, di Delibach e di molti altri, parlano per la prima volta della sacramentalità della Chiesa come tale, che certamente passa attraverso i sette sacramenti, è indisgiungibile ai sette sacramenti, però possiede essa stessa la natura di essere segno e strumento del rapporto dell'uomo con Dio per la potenza dello Spirito di Gesù. C'è una bella frase di Balthasar che io cito sempre per dire bene questa natura sacramentale della Chiesa. Dice così: ci occuperemo della Chiesa solo nella misura in cui essa può e vuole essere, adesso ci sono due parole un po' difficili, ma con un po' di pazienza si capiscono, in cui essa può e vuole essere una mediazione intrinseca del Dio di Gesù Cristo. Capite? Questo è lo scopo. Questo è lo scopo della parrocchia, della diocesi, di tutte le associazioni, i movimenti: essere il medium, ma intrinseco all'avvenimento di Gesù, così che lo possa portare nella storia di fronte alla libertà di ciascuno. In questo senso, appunto, dice Balthasar, dicendo questo abbiamo probabilmente posto la questione decisiva, e forse nei riguardi della Chiesa non c'è più alcuna domanda da porre oltre questa. Questa però non è una domanda ovvia, ed è su questo che tutti i giorni, no, ancora oggi come cristiani dobbiamo giocarci. Noi siamo, cioè Dio ha deciso di aver bisogno degli uomini, ha deciso di aver bisogno di noi per comunicarsi a tutta l'umanità, a tutta la famiglia umana. Questa è una cosa assolutamente straordinaria,
come diceva il grande Schiller, ciò che meraviglia nell'incarnazione non è solo il fatto che Dio abbia deciso di venire a salvarci, ma è il come l'ha fatto, è il come, lasciandosi trattare come uno di noi, nascendo da una donna, come dicono bene tutti i nostri inni ambrosiani, soprattutto nel latino, che non risparmia le parole, non le addolcisce, no? Che parla dell'utero della Madonna, cioè non è che fa, non spiritualizza la questione, la mantiene in tutta la sua forza incarnatoria, tutta la sua forza incarnatoria, no? Questa è la ragione per cui è più giusta la domanda che voi avete posto questa sera come titolo: chi è la Chiesa, della domanda che cosa è la Chiesa. Perché che cosa è la Chiesa? Ce la cosifica, ce la mette lì come un oggetto che è fuori di me, da cui io mi chiamo fuori e posso appunto dire quel che penso, quel che non penso, come deve essere strutturata, come deve organizzarsi, tutte cose che sono necessarie ovviamente, ma propriamente parlando la Chiesa è soggetto. Non possiamo prescindere da questo fatto. Ed è soggetto proprio perché per volontà di Gesù e per la potenza dello Spirito Santo non fa altro se non portare nella storia il grande avvenimento della nascita, della crescita, della missione, della passione, della resurrezione, delle apparizioni e della gloria di nostro Signore, che è il contenuto profondo e proprio della nostra esistenza quotidiana. Questo è molto importante. Ho trovato un modo bello per esprimere questa doppia concentrazione in un passaggio molto interessante del volume di Wojtyła intitolato Le fonti del rinnovamento. Quando Wojtyła è stato eletto Papa, molti pensavano che fosse un africano, ricordo, perché non avevano mai sentito il nome, no? E invece, andando poi a vedere le cose, ci si è resi conto che Wojtyła aveva una conoscenza della Chiesa universale e aveva soprattutto la grande fortuna di aver vissuto il concilio giovanissimo, è diventato vescovo a 39 anni ed era in concilio poco più che quarantenne, soprattutto lo aveva tradotto nella vita della sua diocesi e della sua metropolia, facendo tutto un sinodo metropolitano, ma non un sinodo fatto di riunioni di assemblee, ma di suscitazione di rinnovamento delle comunità parrocchiali in tutte le chiese della metropoli, che poi ha dato origine a questo volume, alle fonti del rinnovamento, e anche un altro volume molto più grosso, pubblicato anche in italiano, sugli atti di questo sinodo. E a un certo punto Wojtyła dice: la Chiesa è certamente una verità di fede e oggetto di uno degli articoli del credo. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Se l'ottica del concilio fosse stata puramente dottrinale, forse l'insegnamento circa la verità di fede che riguarda la Chiesa si sarebbe sviluppato in un altro modo. Ma proprio a questo punto il concilio doveva diventare pastorale. Non era possibile trattare la Chiesa solo come oggetto, era necessaria che essa si esprimesse come soggetto. E questa intenzione accompagnava la prima domanda del Concilio: Chiesa, che cosa dici di te stesso? Questa domanda è diretta alla Chiesa soggetto e quindi era rivolta a tutti coloro che costituiscono questo soggetto. E il soggetto Chiesa è una comunità unica nel suo genere. Paolo VI arrivò a dire che la Chiesa e che il popolo dei cristiani forma quasi una realtà etnica, disse, sui generis, che attraversa tutti i popoli. E vediamo quanto c'è bisogno oggi di questo tempo di meticciamento di civiltà e di cultura. Ecco, adesso passo al terzo punto, mi pare che ora un quarto d'ora, quindi posso farci, in cui mi limito a percorrere
l'insegnamento della Lumen Gentium in uno schema per titoli. Allora rispondiamo alla domanda chi è la Chiesa, assecondando i passi di questa Costituzione conciliare. La prima cosa fondamentale, che anche lì appare subito all'inizio della nostra Costituzione, la Chiesa viene dalla Trinità, Ecclesia de Trinitate. Il mistero della Chiesa, capitolo primo della Lumen Gentium, si radica in questa consapevolezza certa per noi, che ribadiamo tutte le domeniche proclamando la nostra fede. Allora, la sacramentalità della Chiesa, Lumen Gentium 1, Lumen Gentium 9, Lumen Gentium 48, io ho segnato questi numeri, dopo chi vuole può andare a rileggere questi passaggi, così è un modo per introdursi nella rilettura del testo, tenendo conto di questi primi due paragrafi che ho sviluppato. Allora, la sacramentalità della Chiesa, uno degli insegnamenti fondamentali della Lumen Gentium, dice che la Chiesa nasce dal dono che la Trinità fa di sé. E il sinodo sull'Eucaristia, che poi è sfociato nella Sacramentum Caritatis, al numero 14, Sacramentum Caritatis 14, spiega questa natura sacramentale dicendo che l'Eucaristia causa la Chiesa, è la causa che origina la Chiesa. Anche la Chiesa fa l'Eucaristia, ma dopo ero il relatore di quel sinodo, quindi l'ho vissuto dall'interno molto intimamente, giorno dopo giorno. E c'è stata una lunga discussione tra i padri se venisse prima la causalità della Chiesa sull'Eucaristia o quella dell'Eucaristia sulla Chiesa. Poi nella proposizione finale, che il Santo Padre ha ripreso quasi alla lettera nella sua Costituzione post-sinodale, si dice che comunque c'è una prevalenza della causalità dell'Eucaristia, l'Eucaristia fa la Chiesa, sulla causalità della Chiesa verso l'Eucaristia. Certamente le due cose sono inseparabili, però ecco, questa causalità eucaristica nei confronti della Chiesa è tutta in funzione della comunicazione della salvezza agli uomini. Quindi una cosa molto importante che il capitolo primo, intitolato Il mistero della Chiesa, mette in evidenza è che la Chiesa non si fa da sé. Guardate che questa cosa ha un'implicazione concreta. Pensate a quanto tempo noi passiamo programmando, progettando iniziative, strumenti, strutture, cosa necessaria, ma dimenticando questo grande antefatto. La Chiesa non si fa da sé. E quindi la Chiesa può dire di se stessa partendo da Dio. Questo implica l'inaccettabilità di un ecclesiocentrismo. Noi proponiamo Gesù Cristo e la Chiesa è la condizione necessaria per proporlo, ma non propone se stessa. Noi non proponiamo noi stessi. Aprendo il sinodo di quest'anno, Benedetto XVI ha detto queste parole che vi leggo perché spiegano bene il cuore. Io ho cercato di cogliere da ogni capitolo della Lumen Gentium il cuore, il centro, quello che per me è il centro. Il Papa ha detto: noi non possiamo fare la Chiesa, noi possiamo solo far conoscere quanto ha fatto Lui. La Chiesa non comincia con il fare nostro, ma con il fare e il parlare di Dio. Così gli Apostoli non hanno detto dopo alcune assemblee: adesso vogliamo creare una Chiesa.
e con la forma di una costituente avrebbero elaborato una Costituzione. No, hanno pregato e in preghiera hanno aspettato Cenacolo, perché sapevano che solo Dio stesso può creare la sua Chiesa, che Dio è il primo agente. Se Dio non agisce, le nostre cose sono solo le nostre cose e sono insufficienti. Solo Dio può testimoniare che è Lui che parla e che ha parlato. Pentecoste è la condizione della nascita della Chiesa. Solo perché Dio prima ha agito, gli apostoli possono agire con Lui e con la sua presenza e far presente quanto Lui fa. È molto importante. Cuore del primo capitolo. Quindi, secondo capitolo, la Chiesa è un soggetto che vive nella storia. E questo è l'emergere del grande tema del popolo di Dio. Sapete, ci fu una grande discussione per mettere subito davanti il popolo di Dio come il fattore che ricomprende tutte le vocazioni e tutti gli stati di vita e ci rende tutti figli nel Figlio e ci rende tutti membri di pari dignità nella Chiesa, dall'ultimo piccolino battezzato fino al Papa. Questo è molto importante. Quindi, allora, l'ecclesiologia del popolo di Dio è fondamentale, secondo la Lumen Gentium, perché documenta, primo, che la Chiesa avviene nei fedeli, in tutti i fedeli. Secondo, che avviene storicamente con la forma di un popolo, fisicamente percettibile. La forza con cui la Chiesa rende presente sul suo volto Gesù è che è un luogo documentato, identificabile e quindi incontrabile. Vieni e vedi, venite e vedrete, dice Gesù. Quindi questo è molto importante. E questo mette al centro la figura del fedele, del Christi Fidelis. Questo è assolutamente fondamentale. E poi la Lumen Gentium aggiunge che tutti gli uomini appartengono, anche in modo non pieno, come nel caso dei cristiani non cattolici, Lumen Gentium 15, o sono ordinati, Lumen Gentium 16, a questo popolo. E questo spiega la natura strutturalmente, essenzialmente missionaria della Chiesa. La missione non è un'aggiunta alla Chiesa già costituita. Fa parte dell'essenza e della natura stessa della Chiesa. Terzo capitolo. La forma della Chiesa è la comunione. Qui voglio concentrare in questa idea di comunio che il Concilio ha recuperato e che soprattutto il Sinodo straordinario dell'85 ha meglio focalizzato. Voglio recuperare i capitoli che vanno da 3 a 6, dove la Lumen Gentium entra a spiegare la costituzione gerarchica della Chiesa, in particolare la fisionomia e la vocazione e missione del Vescovo, quella dei laici e poi la vocazione universale alla santità, entro la quale colloca il discorso dei religiosi. Quindi la forma della Chiesa è la comunio. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di ogni distinzione di ufficio o di compito, che uno è presbitero, l'altro è religioso, il terzo è laico, eccetera, prima di tutto questo viene la nozione del fedele. E quindi nella Chiesa le distinzioni, stati di vita e di ministeri, sono dell'ordine dell'aggettivo, il fedele ordinato, il fedele consacrato, il fedele laico. La sostanza è l'essere tutti fedeli, tutti, dall'ultimo dei battezzati al Papa. Quindi questo, in questa chiave, i capitoli in cui si articola diciamo l'analisi dei soggetti che di fatto costituiscono la Chiesa, hanno questo filo rosso che li congiunge, la predominante dell'essere fedeli rispetto alla modalità con cui si è fedeli a partire dal proprio ministero
come nel caso del ministero ordinato, o a partire dal proprio stato di vita, consacrato piuttosto che laico, piuttosto che sposato, eccetera. E secondo, la communio dice questa prevalenza e dice anche che la comune dignità di tutti i fedeli è questa vocazione universale alla santità. Guardate che a quell'epoca lì non era mica ovvia la cosa, perché se dice, quando io avevo l'età di questi giovanotti, un po' più vecchi di voi, questi qui sono bravissimi, non so se sarete stati. È stata una giornata pesante. Ci dicono di no. Allora dicevo, quando io avevo la loro età, se tu dicevi vocazione, uno pensava ai preti e alle suore, mica pensava a due sposati, neanche lontanamente. Invece il Concilio sottolinea con molta forza che la vocazione alla santità è universale. Tutto il capitolo quinto della Lumen Gentium è dedicato a questo. Cioè, vocazione alla santità vuol dire alla piena riuscita umana, perché il santo è l'uomo compiuto. Quindi non è la santità chissà che cosa, no, è proprio un uomo che è passato magari attraverso anche una storia di peccati, di contraddizioni, di prove, ma non si è fermato lì per grazia di Dio e per condiscendenza della sua libertà. Quindi la vocazione, la comunione è l'esaltazione della dignità di ogni fedele e l'affermazione che nella sequela di Cristo, qualunque sia lo specifico della tua chiamata, si dà il tuo compimento. Ecco perché abbiamo il coraggio di proporre alla libertà di tutti questo stile di vita, la sequela di Cristo. È questo. Allora è molto importante nella Chiesa che avvenga qualche cosa di cui spesso ci dimentichiamo, cioè che sia affermata una circolarità tra tutti gli stati di vita, che coincide con il peso dato alla Caritas, ecco la pienezza della comunione. Guai concepire i diversi stati di vita riducendoli a ruoli e separandoli gli uni dagli altri. Guardate che su questo punto dobbiamo camminare molto, 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 molto. Anche nella nostra Chiesa ambrosiana dobbiamo camminare molto. Ci vuole una concordia corresponsabile per vivere questa dignità di fedele a cui siamo stati chiamati per grazia e per documentare questa destinazione al compimento, alla santità che ci è stata riservata. Quindi il ministro ordinato, il prete, il presbitero, non lo si capisce se non è strutturalmente riferito a tutto il popolo di Dio. Analogamente il consacrato non lo si capisce se non è, anche quello che fa lo stilita nel deserto, se non è ordinato tutto il popolo di Dio, non si capisce chi è. Così lo sposato, il laico, non si capisce chi è se non resta ordinato tutto il popolo di Dio. Questo esige realmente che la comunione venga prima. Balta sarà una bella espressione che vi cito da questo punto di vista. Lui dice che la Chiesa è una comunione di missioni, una comunione di missioni personali, una comunione di tu con la tua missione, con il disegno di Dio, con il compito che scaturisce il disegno di Dio su di te. Tu lo giochi con tutti gli altri che sono chiamati con te, anche se hanno un'opinione diversa dalla tua, sulle cose opinabili, anche se uno vota A, l'altro vota B, c'è qualcosa che viene prima del votare A, del votare B, che è più importante di tutto questo, anche se l'altro ti sta antipatico, anche se non la pensa come te, anche se quando arriva rovina tutto quello che tu hai fatto per 10 anni, c'è qualcosa che viene sempre, c'è un antefatto, c'è una precedenza, che è la potenza dello spirito, del risorto, che la tradizione ci porta. C'è una precedenza che fa sì che la Chiesa sia una comunione di missioni. E Baltasar dice, chi è la Chiesa?
si rivela come l'unità di coloro che schieratisi intorno al sì immacolato di Maria e formati in questo sì, questo fiat, sono disposti e pronti a fare in modo che abbia a realizzarsi la volontà di salvezza su loro stessi e su tutti i fratelli. Il corpo centrale della Lumen Gentium punta qui dal capitolo terzo al capitolo sesto. Rapidamente, il capitolo settimo introduce un tema che per noi cristiani è ancora oggi un po' ostico, anche se su questo tema abbiamo dovuto riflettere proprio in occasione del Santo Natale e nel nostro rito ancora di più in questo tempo che noi chiamiamo tempo dopo l'Epifania, e ci aiuta proprio a capire questa cosa, cioè la Chiesa ha un'indole escatologica, è pellegrina sulla terra e vive già la sua unione con la Chiesa del cielo. Prego. Sì. Anzi, è la Lumen Gentium che ci dice questo, no? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che tanto più la Chiesa è radicata nella storia, tanto più è un popolo in cammino lungo la storia, tanto più è spalancata a quel pieno compimento, numero 48, che si dà nel cielo. E quindi il compito della Chiesa è far presente il definitivo nella storia, rendere presente il definitivo nella storia. Cosa vuol dire questo? Nell'amore tra lo sposo e la sposa, o nell'educazione dei figli, il definitivo nella storia. Se ho la speranza certa della resurrezione, i quattro punti del Cardinal Martini, all'inizio, è risorto. Senza quella cosa lì, via tutto noi. Saremmo degli insensati ad essere qui, insensati. Allora, il definitivo della storia, nell'educare tuo figlio, perché se tu hai la speranza certa nella resurrezione, tu guardi l'altro in una maniera diversa, tu usi i beni in una maniera diversa, tu affronti il tuo limite in una maniera diversa, tu affronti la malattia e la morte in una maniera diversa. Quindi il Concilio ha voluto sottolineare che la Chiesa è qui per far presente la verità definitiva dentro la storia, e per questo deve fare quel che ha fatto Gesù, che pur essendo Dio si è abbassato fino ad assumere la nostra natura in tutto, non avendo peccato si è lasciato trattare da peccato e sprofondato fino agli inferi, in modo tale che per quanto l'uomo possa inabissarsi nella sua miseria trovi sempre sotto di sé Gesù pronto a tirarlo su così per il mento e a portarlo, se lui dice di sì, se lui dice di sì, ad attirarlo a sé, come dice Giovanni di Gesù crocifisso. Quindi la salvezza eterna, la dimensione eterna, è un fattore decisivo del progresso storico, dell'autentico progresso. Non ci tira fuori dalla storia, ma dà un senso alla storia. Quindi alla storia personale, anzitutto, alla biografia, tutti i passi della tua vita, man mano che vai verso l'età finale ti rendi conto che il dono dell'appartenenza alla Chiesa ti dà un senso di unità, vedi la tua biografia snodarsi con tutti i limiti, ma consisti, riesci a dire io con un captum mentis, cogliendo la realtà secondo un'intensità che se non avessi avuto questo dono di appartenenza non avresti, non ce l'avresti. Questo cambia il modo di volersi bene, cambia il modo di trattarsi. E poi l'ultimo punto della Lumen Gentium mette in evidenza Maria come il grande tipo della Chiesa, la Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo. Voglio dire solo una cosa in proposito, che ho trascurato, che
la venerazione della Vergine Santissima, la capacità di mettersi umilmente intorno al suo sì, per dire il nostro sì, la quotidiana invocazione della sua intercessione e soprattutto l'affidamento quotidiano a Maria, mostra la natura essenzialmente femminile della Chiesa. Questo è importante da capire. Quella che la rende totalmente disponibile ad accogliere il disegno del Padre come Maria l'ha accolto. In un certo senso potremmo dire che Maria è la Chiesa Immacolata, concentra già in sé la Chiesa. E ci fa capire che tutti di fronte al Padre che Dio ci ha rivelato, attraverso la grazia di Cristo, siamo nella posizione della sposa, nella posizione della docilità, della disponibilità. Capitemi bene, questo non c'entra niente con la questione dei ruoli tra marito e moglie, non intacca la pari dignità e soprattutto non va verso nessun maschilismo, per cui sarebbe ingiusto che i mariti lavino i piatti. No, no, non è vero, è giustissimo che li lavino anche loro. Quindi non sto dicendo, sto parlando di queste cose, ma mi sto riferendo al fatto che la pienezza dell'umano sta nella capacità di ricevere. E da chi dovremmo ricevere se non da Dio? Perché Gesù, perché Dio si è fatto bimbo? Per prenderci per la via della tenerezza, altrimenti noi saremmo nella dimenticanza di Dio quotidianamente. Vivremmo come se Dio non ci fosse, ma davanti a un bambino, davanti a un Dio bambino, anche questo mondo, sì, tutti la mettono giù dura, fanno tutti gli autonomi, ma poi si muovono, perché gira e rigira, sì, il Natale, il consumismo, già bene, adesso quest'anno poi c'è anche questa grande prova che attraversiamo, però nelle nostre terre, nella nostra Europa, ma soprattutto in Italia, la eco di questa cosa qui, la eco che della tenerezza del Dio bambino, e anche in chi snobba la Chiesa, l'Eucaristia, eccetera, c'è una traccia che resta. Dobbiamo essere sempre costruttivi, ma sempre vedere ciò che risplende in qualunque frammento. Dobbiamo valorizzare ogni impeto di domanda di senso dei nostri fratelli uomini, sempre, sempre, in ogni caso. E Natale è questo, no? E del resto, non a caso, le nostre chiese, adesso non so come sono le chiese del centro di Milano, se tutti vanno a sciare o... Però anche lì basta che noi cristiani ci colleghiamo un po' gli uni gli altri, no? Uno va a sciare, c'è la chiesa che va a sciare normalmente, no? Quindi non è che si separa dalla parrocchia, eh? Quindi anche noi preti dobbiamo diventare un po' duttili da questo punto di vista, un pochino più. La chiesa che sia per tutti, per questi ragazzi, per i giovani, per quelli che sono nel momento della grande fatica del vivere, la famiglia, il lavoro, le difficoltà affettive, le difficoltà educative con i figlioli, il lavoro che non è più quello di 30-40 anni fa, per cui uno andava via alle 8, alle 4, era a casa, era davanti a lui. Ho cambiata la questione. Ora dobbiamo fare una proposta che vada incontro a queste generazioni, no? Quindi voglio dire che da questo punto di vista dobbiamo avere l'umiltà profonda di essere docili, come Maria. Dobbiamo imparare tanto dalla Madonna, ma la Madonna si impara perché ci si può affidare serenamente a lei. Volevo fare già esorbitante. Scusate, grazie, ho parlato un po' di più del necessario. E poi lo ringrazio perché ha spiegato la ragione della sua presenza qui tra noi,
grazie ad una trama di rapporti, di amicizia. Quando lavoravamo insieme più di 35 anni fa, proprio non immaginavo che avrei potuto accogliere nella nostra parrocchia l'arcivescovo. Succede. E l'ultimo grazie, qui in questo luogo solenne, il mio nome di famiglia, quello che usavano mio padre e mia madre e usano le mie sorelle, mio fratello. Questo mi fa sentire qui come a casa mia, di questo gli sono molto grato. Raffaele. Ecco, grazie. Solo una benedizione a questo ragazzo che sì. È malato. È malato, come si chiama? Marco. Ecco, grazie mille. Sì. Abbiamo scritto una lettera. Oh, grazie.